ben ritrovati con l'informazione di TLT. Il Molise è uno dei territori tra i più sottovalutati in Italia, eppure meriterebbe maggiore attenzione da parte dei turisti. L'occasione della Pasquetta per recuperare la conoscenza di una regione che offre varie opportunità, sia culturali che enogastronomiche. Vediamo. Si sono sempre fatte molte chiacchiere sulle opportunità turistiche del Molise e su quelle mancanze che ne hanno fatto una regione visitata poco dai turisti e falsamente senza attrattive. In questo, la Pasquetta rappresenterebbe la possibilità di un recupero di conoscenza, aprendo alle visite di una regione che offre molto, tra montagna, colline, mare, città e borghi, alcuni davvero belli e considerati tra i migliori del paese. Visite che dovrebbero iniziare dai due capoluoghi, Campobasso e Isernia, cittadine ricche di storia, tradizioni e cultura, il primo con il castello Monforte, il parco collinare, la cattedrale e il centro storico medioevale, il secondo con la Fontana Fraterna, tra le più belle d'Italia, le numerose chiese, la cattedrale neoclassica di San Pietro Apostolo e l'eremo dei Santi Cosmo e Damiano. I borghi storici, Venafro al confine con Campania e Lazio, Capracotta, che è il secondo comune più alto dell'Appennino, con i suoi 1421 metri sul livello del mare, Castelpetroso, borgo di origine normanna, dove si trova anche la Basilica del Santuario della Maria Addolorata, edificio neogotico costruito in seguito ad alcune importanti apparizioni mariane, mai veramente utilizzate a sfondo turistico-religioso come altri santuari in Italia ed Europa. Ma ancora tanti altri borghi ricchi di storia e cultura come Larino, Sepino, Altilia, Pietrabondante, compresi i luoghi della costa, Termoli e Campomarino e la parte molisana del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e le zone del Matese. Una visita che è anche l'occasione per conoscere la sua splendida tradizione culinaria, che si traduce in piatti tipici di grande importanza storica e di tradizione, paste fresche, tagliolini, tagliatelle, cavatelli, soprattutto fusilli e sughi di carne, tra i quali un ragù di agnello che è tra i più apprezzati dai gourmet italiani, ma anche spezzatino di pecora e tanto maiale. Ottimi un po' ovunque gli insaccati e i formaggi come salsicce, soppressate, prosciutti e ventricina, ma anche burrate e caciocavallo. Sulla costa, famoso il brodetto di pesce di Termoli, i cavatelli con vongole ed asparagi, le triglie ripiene di mollica di pane e le pannocchie in agro. Importanti il tartufo molisano, sia nero che bianco, e i vini, tra i quali la Tintilia, un vino rosso forte e profumato. In occasione della Pasquetta, molti però hanno scelto anche di passare questa giornata all'insegna dell'arte e della cultura. Il Museo Sannitico è stato preso d'assalto oggi a Campobasso da numerosi turisti, ma anche da molti molisani che hanno proprio deciso di riscoprire la storia delle proprie origini. Vediamo. Pasquetta oggi all'insegna dell'arte e della cultura, come mai? Non conoscevo Campobasso e sono venuto a venire per conoscere i posti, la cultura, la religione, tutto ciò che riguarda la storia di questo paese, non soltanto Campobasso, ma il Molise in genere. Ho fatto un giro e oggi l'ho dedicato per Campobasso. E la prima cosa è il museo. Come le è sembrato il Museo Sannitico? Abbastanza organizzato, dettagliato, con le informazioni. Anche mi sono meravigliato di trovare tanto materiale e anche tutte le leggende, diciamo, utile, didattico, cioè anche per le scolaresche, per i ragazzi o per gli adulti, insomma, cioè molto bello, insomma, questo, perché ritorna un po' all'origine, ai Sanniti, insomma, tutto questo popolo che si racconta poco. Ho approfittato per conoscere anche il capoluogo di questa regione, che spesso, come dicevo, non è apprezzato, poco conosciuta, ma forse merita un po' più di attenzione, di far conoscere, ecco, questo sì. È importantissimo conoscere la cultura, le origini, le radici della nostra civiltà, soprattutto in un momento in cui si sta smarrendo il senso della nostra identità culturale. Quindi riandare alle radici dei Sanniti, dei Marsi, dei Peligni è importante.
per non smarrire la nostra identità umana, culturale. E poi direi che abbiamo la fortuna di essere immersi in un paese bellissimo, che nei secoli scorsi veramente è stata la culla estrema della civiltà occidentale, come la Grecia e tutto l'Occidente nostro. Quindi perché non approfittare di un giorno come questo per astrarsi anche un po', elevarsi diciamo dal quotidiano e dagli affanni di ogni giorno? Io lo trovo veramente stupendo. Fa bene alla nostra anima e al nostro spirito assolutamente. Ecco, in Molise magari molti si lamentano che qui non c'è il giusto apprezzamento per quella che è l'arte di un tempo e soprattutto la cultura, ma anche il turismo. Potrebbe essere questo un volano per far rinascere in qualche modo il turismo in regione grazie all'arte? Io penso che in Molise, come tutte le altre regioni, certo questa è la più piccina e anche la meno conosciuta, io vengo dalle Marche per esempio, ma sa, tutti si va sempre in Toscana, Umbria, eccetera. Però io penso che queste piccole regioni siano poi in realtà quelle radici vere che sono rimaste nascoste. Quindi è necessario farle conoscere, aiutare il turismo che è il volano di tutta la nostra penisola. Se riuscissero a valorizzare quello che abbiamo, noi potremmo vivere soltanto, voglio dire, di questa ricchezza che gli antichi, le generazioni passate ci hanno lasciate. Secondo voi di chi è la colpa? Ma come diceva mia sorella, c'è poco spessore culturale nella classe dirigente, generalmente parlando e senza fare nomi in particolare. Però sto vedendo che dalla base ci sono delle persone che si stanno dando molto da fare per far conoscere anche i nostri piccoli borghi, le nostre realtà. E mi sembra che qualcosa si sta muovendo, però come sempre, come diceva mia sorella, ci vorrebbe un raccordo fra i cittadini volenterosi, pieni di buona volontà e che si danno da fare in proprio, rimettendosi di tasca propria, e chi ci governa, per poter veramente fare un lancio culturale di queste bellezze nostre che noi abbiamo. Oggi a Campobasso la presentazione della lista del Partito Democratico a sostegno dell'aspirante governatore Carlo Veneziale, sollecitato il gioco di squadra nel segno della responsabilità. Vediamo. È stata presentata questa mattina in via Ferrari a Campobasso la lista del Partito Democratico collegata al candidato presidente del centrosinistra Carlo Veneziale. Gioco di squadra, responsabilità di governo, conoscenza dei problemi e proposte sono state le parole d'ordine utilizzate dalla segretaria regionale del PD e candidata nel proporzionale Micaela Fanelli nel corso del suo intervento introduttivo. Preceduto da un applauso corale rivolto da tutti i candidati al governatore uscente Paolo Di Laura Frattura al momento del suo ingresso nella sede del Partito Democratico. Frattura si è posizionato vicino a Veneziale tra i suoi potenziali successori al vertice della giunta regionale. Tra i presenti alla conferenza stampa anche il sindaco di Campobasso Antonio Battista, sempre più nei panni di mediatore tra il Partito Democratico e Molise 2.0 di Roberto Ruta. Al seguito la lista dei candidati, i cui nomi sono stati scanditi dalla segretaria regionale del partito. Una squadra che vede la presenza di diversi amministratori comunali che per la prima volta hanno scelto di candidarsi alle elezioni regionali, come il primo cittadino di San Pietro Avellana, Francesco Lombardi, il vice sindaco di Termoli, Maria Concetta Chimisso, il vice sindaco di Montagano, Francesca Primiano, l'assessore comunale di Campomarino, Anna Saracino, Maria Rosaria Di Stefano, assessore comunale di Santa Croce di Magliano. Unico rappresentante del governo regionale uscente, Vittorino Facciolla, che tenta la riconferma tra i banchi di Palazzo Daimmo dopo la delusione causata dalla mancata elezione alla Camera dei Deputati. Gli occhi puntati erano però tutti su Paolo Di Laura Frattura, che nel corso del suo intervento ha ringraziato il Partito Democratico per i 5 anni trascorsi alla guida della regione e ha simbolicamente passato il testimone a Carlo Veneziale, affermando, e qui la
l'accusa in diretta è andata a Roberto Ruta di non essere appassionato al tema della continuità o meno di Veneziale con il suo governo regionale. Un governo, ha dichiarato Frattura, che lascia la possibilità di guardare con ottimismo ai prossimi 5 anni. E la dimostrazione è data dalla disponibilità di 100 milioni di euro in materia di sanità pubblica. In conclusione, Veneziale ha preso la parola rimarcando che il Partito Democratico, che è il suo partito, è il fulcro di un'alleanza di centrosinistra che si presenta ai molisani con il vantaggio di conoscere appieno le problematiche che vive il territorio molisano. E il complesso monastico di San Vincenzo al Volturno in Alto Molise è stato meta di numerosi turisti in occasione del lunedì in Albis. Una delle mete turistiche che ha attirato l'attenzione dei visitatori in provincia di Isernia per il giorno della Pasquetta è stata l'abbazia benedettina di San Vincenzo al Volturno, lungo il corso dell'Alto Volturno, a circa 2 chilometri dalle sorgenti del fiume omonimo, un complesso monumentale di inestimabile valore storico e religioso, difeso dalle catene delle mainarde della meta ad ovest e dal massiccio del Matese nella parte a sud. L'abbazia è stata aperta alle visite, come spesso accade, in occasione di giornate particolari e di festa. La fondazione del monastero risalirebbe all'inizio dell'VIII secolo d.C. e sarebbe dovuta a 3 nobili beneventani. L'area prescelta era stata frequentata in età tardo-romana. Un momento significativo per la comunità monastica è il 787, quando l'imperatore Carlo Magno pone il monastero sotto la sua protezione, emanando esenzioni fiscali e giudiziarie. Un momento invece di grande difficoltà si verificò nell'anno 881. Un attacco dei saraceni danneggiò gravemente il cenobio. In seguito a tale evento, i monaci superstiti furono costretti a rifugiarsi presso i principi longobardi di Capua. La ricostruzione del monastero si avrà solo alla fine del X secolo con l'aiuto degli imperatori tedeschi. Tra il XIII e il XV secolo inizia la decadenza del complesso monastico e delle sue proprietà terriere, che si estendono oltre al Molise e al vicino Abruzzo anche nel Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. Per volere dell'ultimo abate Innico Caracciolo nel 1699, queste proprietà passeranno sotto la giurisdizione dell'abbazia di Monte Cassino. Passiamo adesso alle vicende politiche. Alcuni consiglieri regionali uscenti e nuovi personaggi nella lista Unione per il Molise, presentati questa mattina a Campobasso alla presenza del candidato presidente dello schieramento di centrosinistra, Carlo Veneziale. Una continuità politica con la coalizione del centrosinistra uscente in regione, ma anche la condivisione delle idee della sinistra e del socialismo tra candidati della lista Unione per il Molise, presentata questa mattina all'opinione pubblica e che annovera alcuni consiglieri regionali uscenti e numerosi nomi provenienti dalla società civile, tutti schierati a sostegno di Carlo Veneziale, candidato del centrosinistra a succedere al presidente Frattura nella guida della regione Molise. Veniamo da un'esperienza che, nonostante tutto, ha avuto anche delle positività, forse non trasmesse adeguatamente, ma i conti sono stati risanati, il Molise non è più in sofferenza così come lo era precedentemente. Certamente i sacrifici sono costati altri sacrifici, adesso è il momento di ripartire. Siamo in questo centro-sinistra unito, finalmente unito, ma abbiamo il dovere di crederci e di continuare a proporre al Molise quello che è il nostro progetto. Un progetto, ripeto, unitario, che guarda da una parte vicino alla gente, e dobbiamo rifarci ai nostri valori storici, che certamente oggi, depurati da chi invece era salito sul carro 5 anni fa, abbiamo più diritto di preservare e di trasmettere ai nostri ragazzi. Quindi un centro-sinistra che accetta la sfida e lotteremo fino alla fine. Purtroppo le persone fanno la politica, non la politica e le persone. Le scelte le possiamo giustificare in mille modi, però la coerenza e la lealtà credo che debbano essere sentimenti comuni da insegnare
soprattutto ai giovani. Che esempio può dare uno che è stato con noi 5 anni fino a mezzanotte la sera del venerdì e il sabato mattina poi è andato via scappando dall'altra parte? Che cosa possiamo dire anche a noi stessi che forse abbiamo sottovalutato queste persone da un punto di vista proprio di capacità, di professionalità, di impegno? L'emigrazione dei giovani molisani specializzati e laureati fuori dai confini locali è inarrestabile, i paesi dell'interno continuano a svuotarsi in modo inesorabile. Prosegue il dibattito sui dati demografici dell'area compresa tra le Marinarde e l'Altissimo Molise in provincia di Isernia, comuni dove le nascite si contano ogni anno sulle punte di una sola mano e l'invecchiamento della popolazione galoppante. Se si esclude Agnone, i paesi del circondario sembrano prossimi alla chiusura. Stiamo parlando innanzitutto di Castelverrino, Chiauci, Pesco Pennataro e Pizzone, che tutti assieme non arrivano a contare 1000 abitanti. Paesi per i quali la loro fine sarà segnata probabilmente entro 3 decenni, ma l'inarrestabile calo dei residenti riguarda in seconda battuta anche Scapoli, Pietrabondante, Poggio Sannita, San Pietro Avellana e Capracotta, con un calo fino al 45%. L'unico comune che mostra oggi un'inversione di tendenza è il solo Fornelli. A questi tristi numeri occorre ricordare che l'occupazione in Molise dal 2016 è cresciuta quasi del 4%, superiore alla media nazionale del più 1,3%. Il dato però è quasi completamente ascrivibile a forme di lavoro precario e a breve termine, ma a preoccupare è la crescente migrazione verso il nord Italia e all'estero. Negli ultimi 10 anni il fenomeno ha interessato circa 27.000 persone che hanno lasciato il Molise. Un terzo di essi ha riguardato laureati e diplomati specializzati. Le misure messe in campo dalla Regione, a partire da Garanzia Giovani, non hanno risolto il problema. Alcune delle soluzioni prospettate dagli esperti sono quelle, da un lato, di una gestione più lungimirante dei fondi nazionali ed europei e dall'altro prevedere l'utilizzazione delle campagne abbandonate a favore di coloro che vogliono investire nell'agricoltura innovativa. Collaborazione tra le amministrazioni per il progetto di area vasta Alto e Medio Sannio. L'iniziativa è stata illustrata da Agnone alla presenza del primo cittadino di San Pietro Avellana, Francesco Lombardi. Si è parlato del progetto di area vasta Alto Medio Sannio nell'incontro che si è tenuto ad Agnone, diversi i punti sui quali hanno lavorato decine di comuni. A parlarne il sindaco di San Pietro Avellana Lombardi, candidato per il PD a sostegno dell'aspirante governatore Carlo Veneziale in vista delle imminenti elezioni. È un progetto di area che riguarda l'Alto Molise e il Medio Sannio e che verte su 8 punti particolari, che soprattutto si alternano e vengono argomentati su sanità, mobilità, istruzione, ma non solo, sviluppo del territorio, imprenditorialità e sviluppo turistico. Sanità, mobilità e istruzione sono i 3 temi principali che fanno parte anche della strategia delle aree interne sulla quale si sta lavorando con 33 comuni già da diversi anni, ma sviluppo attraverso il GAL, sviluppo del territorio, sviluppo del turismo attraverso la riserva della biosfera UNESCO, attraverso lo sviluppo della montagna, quindi il turismo invernale, ma non solo, mobilità con la Sulmona Carpinone, quindi un progetto di territorio che il territorio, gli amministratori dello stesso hanno deciso di mettere in campo e di mettere in piedi per far sì che nasca, come dire, uno spartito sul quale lavorare nei prossimi 5 anni. Quindi il territorio chiede con forza qualcosa che tenda a evitare lo spopolamento e che lo porti a svilupparsi nel più breve tempo possibile. I sindaci mi hanno chiesto di mettermi in campo, di scendere in campo appunto grazie a questo progetto. Diciamo che la mia candidatura viene legata al progetto ed è la prima volta che questo accade, c'è un territorio, tant'è vero che oggi lo presentiamo qui ad Agnone, non lo presentiamo a San Pietro Avellana o in un altro comune, un intero territorio abbraccia un'idea di progetto e abbraccia una candidatura legata allo stesso, assolutamente innovativo per rispondere anche alle nuove richieste dell'elettorato che non vogliono più la vecchia politica fatta di pensieri, fatta di un vecchio modo di fare, ma vogliono un qualcosa di diverso e noi lo abbiamo legato allo sviluppo e alle risposte quotidiane ai cittadini.
collaborazione tra le amministrazioni che abbracciano politiche di coesione e di programmazione comunitaria, come sottolineato da Veneziale. È un progetto condiviso dalle amministrazioni locali, quindi un progetto figlio di partecipazione, figlio di condivisione, figlio di confronto con i territori. Gli strumenti per il rilancio di questo territorio e di altri sono quelli delle politiche di coesione e della programmazione comunitaria, raccogliendo le esperienze e progettando per il futuro. L'Istituto Comprensivo Francesco Iovine del capoluogo ha ospitato l'11° incontro con il campione, un'iniziativa che rientra in un progetto del CONI denominato Scuole Aperte allo Sport. Vediamo. Mettiti in gioco in palestra con i campioni. E questo è il concetto principe del progetto voluto ed organizzato dal CONI nazionale, che vede la partecipazione di alcune scuole italiane, tra le quali l'Istituto Comprensivo Francesco Iovine di Campobasso. L'evento, nell'ambito del percorso delle scuole aperte allo sport, propone l'11° incontro con il campione, con l'ex cestista, oggi allenatrice, Maria Puglisi, le giovani atlete della Magnolia Basket Campobasso, Giulia Ciavarella e Laura Reani, e il giornalista sportivo Giancarlo Padovan. Io vengo dal mondo sportivo, anche se ho la funzione di dirigente scolastico, però mi onoro di aver trascorso gran parte della mia vita educativa dentro lo sport scolastico ed extrascolastico, quindi è ovvio che per me è musica per le orecchie. E da questo punto di vista diciamo che ci sono stati dei progressi che sono stati rappresentati da queste iniziative che il CONI centrale sta mettendo in campo. Da un altro punto di vista invece mi sembra che le cose siano peggiorate soprattutto sul versante appunto dei valori sportivi, perché purtroppo anche in periferia la contaminazione del degrado che riguarda la nostra società è arrivata ed è arrivata anche nello sport, purtroppo, che invece potrebbe essere un argine, ma non lo è, appunto a fermare il degrado che ci connota. Ecco, che cosa bisogna fare? Come dire, come facciamo a cambiare la tendenza? La tendenza si cambia se iniziative come queste non sono fuochi di artificio che illuminano il cielo e poi lo spengono. Domani bisogna pensare ad un'altra manifestazione che riguardi l'etica sportiva, dopodomani ancora un'altra. Se invece sono appunto meteore, come io non spero, e allora probabilmente diventa un qualche cosa che ha un effetto che poi si spegne. Quindi dobbiamo, come dire, cercare di seminare con un radicamento culturale continuo, insistente. Solo così abbiamo qualche speranza. Sempre più associazioni di ambientalisti si oppongono alle decisioni del governo di consegnare il mare Adriatico alle multinazionali del petrolio. Nuove azioni sono previste dalla Riviera Romagnola fino alla Puglia, passando per il Molise. Contro le trivelle petrolifere nel mare Adriatico tornano a battersi le organizzazioni ambientaliste e i comitati civici del paese. Dopodomani, domenica, sono stati programmati 8 flash mob nelle regioni Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, tutte quelle interessate in un modo o nell'altro dalle ricerche marine di idrocarburi che potrebbero mettere a rischio il comparto ittico e quello turistico balneare. L'iniziativa è stata decisa per dire no alla deriva petrolifera e ai progetti di prospezione approvati dal Ministero dell'Ambiente e in via di autorizzazione definitiva da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Il Comitato Trivelle Zero Molise partecipa alla mobilitazione nazionale che è stata indetta su tutta la costa adriatica per dire no a questa atroce direzione verso la quale l'Italia sta portando il mare Adriatico, cioè quella di essere un luogo in cui non si pesca più pesce ma petrolio. Domenica pomeriggio alle 17:30
saremo in piazza Monumento per informare la cittadinanza e per una piccola mobilitazione. Negli ultimi anni il governo ha emanato 9 provvedimenti di VIA favorevoli all'uso dell'air gun in Adriatico su 11 zone. Dopo l'esito non felice dei ricorsi al Consiglio di Stato, comitati ambientalisti rilanciano la lotta con eventi che richiamano l'attenzione di cittadini e turisti a tutela del mare Adriatico centrale e delle sue coste, tra le più frequentate dell'intera penisola nei mesi estivi. Domani dalle 17 alla Sala Congressi dell'Auditorium Unità d'Italia di Isernia la giornata di mobilitazione europea per la salute di tutti e per tutti. Torna la giornata di mobilitazione europea che ha come obiettivo centrale la tutela della salute di tutte le persone e la difesa della sanità pubblica contro il processo di privatizzazione in atto. L'iniziativa è prevista per domani dalle 17 ad Isernia presso la Sala Congressi dell'Auditorium Unità d'Italia. Creare una base di mobilitazione che sia volta non solo alla difesa della sanità, ma anche alla difesa di una serie di altri diritti che sono stati minati. Io ricordo che l'OMS ha come messaggio fondamentale quest'anno per la giornata mondiale della salute proprio health for all, cioè la sanità per tutti. E quindi se questo messaggio ci viene direttamente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, evidentemente perché si è rilevato nei vari paesi del mondo e quindi anche in Italia purtroppo, che questo sistema sanitario, così come sta evolvendo, al di là di tutto non è sostenibile, semplicemente. Quindi c'è un problema di sostenibilità che va affrontato. Alla base di tutto c'è il discorso che il problema di uno deve diventare problema di tutti. Non è che semplicemente privatizzando si risolve la questione sanitaria, non è così. E naturalmente questo concetto è ancor più pregnante perché quest'anno ricorre in Italia anche il quarantennio dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che come sapete è stato istituito nel 78 con la legge 833. Quindi ci sembra di dover accentare questi aspetti perché si rischia di tornare indietro, si sta tornando indietro, non soltanto nel campo della sanità, ma in tutti gli altri settori che vedono interessato quello che viene definito ormai anche da un punto di vista degli studi scientifici un bene comune. I beni comuni sono oggi oggetto di attacco da parte di soggetti privati che li vogliono sfruttare, sottraendoli all'utilizzo della collettività, semplicemente ed esclusivamente per farne profitto. Prima assoluta del film documentario C'era una volta la Terra, il ricordo di Francesco Iovine. Il 21 aprile la presentazione della seconda edizione a Roccia Morgia, festival di arte e cultura che si svolge tra Pietracupa, Salcito e Trivento. Sentiamo. La cultura molisana sarà protagonista in due importanti appuntamenti in programma l'8 e il 21 aprile a Roma. Domenica alle ore 16 la Fondazione Cinema per Roma ospiterà in anteprima assoluta la proiezione di C'era una volta la Terra, film documentario diretto da Ilaria Iovine e Roberto Mariotti, liberamente tratto da articoli giornalistici che Francesco Iovine, scrittore, giornalista e saggista, nato nel 1902 a Guardialfiera e morto a Roma nel 1950, ha dedicato al Mezzogiorno, alla questione meridionale e alle lotte contadine. Il film rievoca il suo sguardo, mappando con la videocamera campi e forre, valli e dirupi, pianure e colline, coltivazioni e pascoli del Molise. La civiltà più antica del mondo, quella rurale, finisce in un canto pastorale, dal dettaglio digitale che include i nuovi volti dei migranti. Il 21 aprile, invece, il Parco Agricolo di Casal di Marmo, luogo caratteristico di Roma Nord, ospiterà un evento promozionale in preparazione della seconda edizione di Roccia Morgia, il Festival di Arte, Cultura e Turismo, promosso dall'Associazione Il Molise di Mezzo, che si terrà quest'anno il 3, 4 e 5 agosto tra Salcito, Pietracupa e Trivento, nel cuore del Parco delle Morge. L'idea alla base di Roccia Morgia è quella di partire dalla geografia, geologia e orografia dei luoghi. È stato scelto dunque il riferimento alla Morgia, che racconta, portandola alla luce,
la storia geologica, nonché paleontologica, del Molise di Mezzo, così come le leggende legate alle terre e agli insediamenti umani, simbolo dell'emersione e affioramento della bellezza dei luoghi. Torna la lotta contro le trivelle nel mare Adriatico e le ricerche marine di idrocarburi. Un flash mob infatti è previsto per domani nelle varie regioni interessate dalle pratiche invasive e deleterie per l'ambiente. Emilia Romagna, le Marche, l'Abruzzo, la Puglia ed il Molise. Vediamo. Dopo la decisione del Consiglio di Stato che ha rigettato i ricorsi proposti dalle organizzazioni ambientaliste e dai comitati civici contro le ricerche petrolifere e le trivellazioni nel mare Adriatico, si torna alla protesta attraverso l'organizzazione di numerosi flash mob che si svolgeranno domani nelle città di Rimini, Ancona, San Benedetto del Tronto, Bari, Giulianova, Pescara, Vasto e Fossa Cesia. Cittadine delle cinque regioni, l'Emilia-Romagna, le Marche, l'Abruzzo, la Puglia e il Molise, interessate ai percorsi di ricerca di idrocarburi in mare attraverso pratiche che mettono a rischio i comparti ittici e turistici delle loro coste. Per il Molise l'appuntamento è a Termoli nel pomeriggio di domani in piazza Monumento. Vogliono destinare praticamente l'intero Adriatico a uno sviluppo petrolifero attraverso delle ricerche fatte intanto con una tecnica molto pericolosa e dannosa per la fauna marina e quindi anche per la pesca, la tecnica dell'air gun, che sono queste esplosioni di aria complessa a migliaia che danno problemi appunto a pesci, tartarughe e cetacei. Poi ci sono i progetti anche dell'entroterra, sia di gasdotti, stoccaggi di gas e anche progetti estrattivi, che ovviamente pongono dei rischi importanti e sono progetti che sono volti a far diventare il Molise e l'Italia come hub del gas. Cioè noi dobbiamo diventare non per fare queste strutture per i consumi interni, ma per far fare a qualcuno import-export di idrocarburi. Il nostro appello alla mobilitazione, intanto anche la politica, il nuovo governatore, si opponga a questa deriva verso gli idrocarburi. Noi dobbiamo abbandonare le fonti fossili, ci sono le rinnovabili, l'efficienza energetica, le nuove tecnologie, quello è il futuro e non bisogna guardare al passato sia per l'Adriatico ma anche per l'entroterra. Il termometro politico in Molise mi pare positivo. Il centrodestra con una squadra composta da tanti candidati si candida a governare una regione importante del sud, una competizione elettorale che arriva dopo il voto per il rinnovo della Camera e del Senato, un voto che ha dato al centrodestra la possibilità di governare l'Italia e sono convinto che il Molise darà anche al centrodestra molisano la possibilità di governare, di cambiare questa regione con un progetto che è quello per Benetur, cioè cambiare trasparenza, onestà, riduzione della spesa pubblica, riduzione degli sperperi. E sono contento che abbiano un po' seguito il mio esempio, come quando ho rinunciato a 500.000 di euro dell'indennità di buonuscita commissario europeo, ridotto di 2/3 le spese della presidenza del Parlamento europeo, rinunciato a 1.400 euro di indennità da Presidente del Parlamento tutti i mesi, cosa che continuo a fare, ho ridotto del 20% il gabinetto del Presidente del Parlamento europeo. Ecco, questa è la buona politica che fa il centrodestra, ecco, l'immagine di un centrodestra che vuole il cambiamento, il rinnovamento, e Forza Italia e Molise la guida di questo centrodestra articolato, composto con 9 liste, con tanti candidati che sicuramente ci porteranno alla vittoria, con un eccellente candidato presidente che ha già un'esperienza di consiglio comunale, ma che certamente farà bene in regione, avvicinerà il Molise all'Europa, sarà parte di un progetto per il sud. Io penso ad un fondo composto da fondi europei non utilizzati, arricchiti da fondi della Cassa Depositi e Prestiti, dai fondi pensione, da fondi delle banche e utilizzando anche i fondi del piano Juncker per realizzare infrastrutture non solo stradali
autostradali o ferroviarie, ma anche digitali, per tenere collegate tutte le piccole città delle zone interne di questa regione, per dare delle opportunità ai giovani.